Sono andata a lavoro, venerdì finalmente, e che fine settimana ci aspetterà. Buon venerdì! Finalmente, finalmente si torna a casa e ho visto che il meteo ha cambiato proprio adesso, perché c'era sole messo per tutto il fine settimana. Adesso ho visto che portava un po' di pioggia. Domani speriamo di no, perché ultimamente si sta sbagliando spesso. Spero insomma continui così. Noi ci aggiorniamo più tardi. Prontissimi per la colazione. Noi stiamo appunto per colazionare. Amore, come sei brava a piegare i tovagliolini. Troppo brava. Questa settimana ho fatto la spesa da Esselunga, ho preso questo succo 100% d'arancia. Vediamo com'è. Poi vabbè, ho ripreso questa marmellata, anche se questa è da finire, è quella bio alle fragole. E poi ho preso quest'altra che non è bio, alle amarene, che devo ancora provare, perché di solito a me piace molto quella Santa Rosa. Poi c'è lei, la nocciolata Arrigoni, sulla quale ancora non voglio esprimermi, cioè potrei già farlo, ma farò al futuro. E poi insomma si continua. C'è un bellissimo sole fuori e siamo molto contenti. Eccoci, stiamo andando da un'amica, stiamo andando da Alessia, stasera siamo a cena insieme, finalmente riusciamo a vederci, ormai erano mesi che non ci riuscivamo, come si dice? Riuscivamo. Io, come potete vedere, sono tornata riccia! Stavo parlando con Gabriele per capire da quanti mesi io non mi facessi più riccia, non fossi più riccia. Quanto tempo è? Forse un anno. Passato il tempo. Oggi mi sento un po' Babbo Natale, perché stiamo andando da adesso, come vi ho detto. Praticamente ho ancora tutti i regali da comprarmi, cioè tipo gli devo dare quello di Natale, poi c'è quello del compleanno, per fortuna è stato da poco, c'è quello di Mattia di Natale. Diciamo che abbiamo la macchina piena di doni, che è sempre una cosa bella. C'è una bellissima giornata di sole. Volevo farvi salutare anche la guida d'onore. Ciao guida Ciao d'onore. ladies. Ah, te lo ricordi, eh? A Gabriele manca il mio saluto, Cosa perché c'è? carissime, hi ladies, l'ho inventato io. L'ho inventato io. Tutto quello che c'è su YouTube è solo una copia, è venuto dopo. Ci sono i video di anni e anni fa, il mio Hey Ladies, che era Hey Ladies e non Hi Ladies. E vabbè. Buonasera, siamo appena tornati a casa. È stata proprio una bella serata. Serata e anche un bel pomeriggio, perché comunque siamo arrivati che era ancora pomeriggio e abbiamo fatto una diretta al parco, siamo stati un po' insieme, poi siamo andati a cena, insomma è stato molto molto bello. E niente, i bimbi hanno giocato, quindi siamo stati bene. Ora siamo rientrati, ho fatto le scale sul Fedone e subito pigiamino e a nanna. Domani ci aspetta un'altra giornatina, spero di relax. Vediamo un po', in realtà devo pulire proprio, no, ho solo un paio di cose da finire, devo fare bagni più che altro, perché comunque questa settimana mi ero fatta tutto il piano sopra e avevo fatto anche un po' del piano sotto. Quindi diciamo che sono abbastanza a buon punto. Vi ho messo una foto dei capelli su Instagram, ora si sono tutti un pochino ammosciati, devo sistemare. E mi state facendo un sacco di complimenti. Ragazzi, questi sono i miei capelli naturali. Io li ho sempre portati così per circa 10 anni, dai 20, no, dai 20 fino quasi ai 30, diciamo che nell'ultimo anno li ho fatti più spesso lisci, semplicemente, però diciamo che questi sono sempre stati i miei capelli. Infatti, se voi andate a guardare tutti i video vecchi, molto vecchi, mi troverete sempre con i capelli così ricci. Ora vabbè, il colore è diverso, qui sembrano anche molto più chiari, ma li ho sempre avuti così. Comunque, vabbè, sistemo un po' i letti, pigiama e ci si aggiorna.
No, noi stiamo colazionando, oggi è domenica, e stavo provando questo succo di frutta 100% alla pera di yoga e non l'avevo mai visto, insomma, di yoga 100% pera, e devo dire che è veramente veramente buono. È proprio praticamente c'è scritto: una bottiglia è preparata con circa 9 pere, prodotto con orgoglio in Italia. E io non so se sia un prodotto nuovo, però non lo avevo veramente mai visto. L'ho preso all'Esselunga ed è veramente buono, anche perché il prezzo non era eccessivo, mi sa fosse anche in offerta. Ora aspettiamo sottostando il pane, pan carré integrale, e poi andrò di questa qui, la confettura di amarene, buona. Da qua si taglia. Qua. Hai provato? Quanto voglio? Devi scegliere quale ti piace di più. Buona domenica, vi ho appena girato un bellissimo che di me, questo è il Book of the Day, che è lo stesso di ieri sera, che mi è piaciuto un sacco. E andiamo in giro, vieni con me. Ah, l'aria che freschina. Guarda le paperelle! Ma perché? Che belle! Guardate, ma siamo già andati ieri a mangiare la pizza fuori, io stasera sarei a casa e non farei neanche la pizza un'altra volta. Ma se vogliamo invitare Giada, viene e prepariamo anche la pizza se volete, per me magari preparo qualche altra o se cosa. no se no si va a Parco Prato e si fa Oddio, sto questo, Parco a guarda. Prato. Mia figlia è una Se no sostenitrice, una sentiamo se fan viene in di parco Parco. pomeriggio, lo fa un'oretta. Ma se vuole venire, viene ora. No, mi era venuta già un'idea. Ma perché ho avuto un'idea, dici. scusami. Dici che Viene Giada stasera, andiamo a Parco Prato, andiamo nel cinema di Parco Prato, ci vediamo Bella la Bestia con le patatine, con i popcorn e poi dopo Bella e la Bestia si gioca un po'. A me mi sembra un programma che non fa una piega. Dovrebbero esserci due mercatini oggi, uno di primavera e un altro quello classico. Io, a me non mi sembra ci sia. Ah no, c'è. Abbiamo anche trovato posto subito e quindi facciamo una bella passeggiatina a piedi. Magari a piedi andiamo pure fino a là, è più distante. Che dici? No. Io e Mega ci siamo fatti un milione di fotografie, tutte belle, in tutte le pose, vero amore? Dobbiamo stampare un sacco. Vabbè, è venuto un po' brutto, devo dire, solo le femmine erano belle, comprare l'acqua me la butto tutta addosso. vero? Guarda, di comprare bottiglina d'acqua se vuoi bere. Ti piace questa gonna qua? Ti piace? Bella. Questa è bella. Aspetta, aspetta. Mamma, guarda che bella che è. Bella, vieni, prendiamo. Un sacco di cose carine. Oggi siamo di Mercatini, siamo stati a pranzo con la cugina di Capri, Martina, andata da poco. Raga, vieni qua. E adesso c'è un mercatino di primavera in centro, andiamo a vedere un pochino questi banchi artigianali. Megan! Oddio, sono una pazza. Io sto alla scrivania, sto editando. Vorrei editare un video, ma il computer ancora non collabora.
Il mio amore, che sarebbe Megan, mi ha regalato dei baci Perugina. In realtà un'ora per me e un'ora per babbo, però le ho mangiate tutte e due io. Ed è successa una cosa stranissima. In tutte e due è uscito lo stesso bigliettino, uguale. Una cosa che a me non era mai successa. A voi? E niente, che vi volevo dire? Ora vediamo se vi riesco ad editare questo video. È un haul. Se riesco mi piacerebbe metterlo online anche già stasera. Mamma, solito... niente tatuaggio. No? Va a prendere la bottiglia d'acqua, amore, per piacere, quella vicino allo Scottex. Di solito non lo faccio mai a quest'ora, però magari domenica sera tornate a casa, vi rilassate un po', con un po' di shopping. Vediamo, tra le altre cose ho comprato un'altra cosa bella oggi, e anche stamattina. C'è poca. E poi, non questa, ho detto quella vicino allo Scottex, sarebbe vicino al forno. E poi ho preso dei tessuti, delle stoffe, devo ricordarmi dopo di farvele vedere, per un progettino. È una cosa che voglio fare. Non fate caso al casino che c'è qua sopra, perché quei cuori non devono stare lì, quel casino lì non dovrebbe stare lì, però sono in fase di spostamenti. È questa. Va bene, un bacio. Buongiorno. Voglio chiudere il weekend vlog di lunedì, perché ieri alla fine non ho avuto tempo di farlo. Niente, quindi in realtà vi auguro anche una buona settimana. Sulla base di quando vedrete questo video, penso durante la settimana, e adesso non lo so, vorrei ricominciare anche con i weekly, vediamo appunto se riesco oggi. Sono nel traffico allucinante, non so come mai stamattina ci sia una fila, sono già 5 minuti nel traffico, praticamente ci muoviamo a passo d'uomo. E va bene, è lunedì, quindi dobbiamo farci passare tutto. Un bacione, grazie per aver seguito il video, lasciatemi un mi piace se questo video vi ha tenuto compagnia, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimissimi video che non vedo di condividere con voi, seguitemi anche su Instagram se vi va, vi lascio tutti i contatti nell'info box, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!